in collaborazione con Le 20.31, buonasera amici sportivi, ben ritrovati. Primo appuntamento della settimana con Zona Mista News. Salernitana reduce dalla sconfitta brutta, bruttissima, patita al tombolato di Cittadella. Salernitana che già con la testa proiettata alla seconda trasferta consecutiva al Rigamonti di Brescia, dove i Granata di Bollini dovranno provare a riscattare l'opaca, la brutta figura patita in Veneto. Buone notizie sul fronte infermeria, perché eccezione fatta per Bernardini, che ne avrà per almeno altre due settimane. Il resto della truppa, il resto degli infortunati cronici si sono aggregati al gruppo, quindi Bollini ha fra virgolette un piacevole imbarazzo della scelta, soprattutto in difesa, dove recupera i vari Schiavi, Tuia, lo stesso Perico, anche se credo che tutti e tre dovranno o dovrebbero partire dalla panchina. Strapperanno una convocazione, ma difficilmente potranno essere impiegati dal primo minuto contro la formazione di Marino. Invece la buona notizia, ma si sapeva, è che Gigi Vitale ha scontato il turno di stop e torna e riprende la fascia. Bisogna capire se solo quella di capitano o anche quella della corsia di sinistra, perché io credo che sarà impiegato ancora come terzo dei centrali difensivi. E quando parliamo di difensori centrali non possiamo non salutare con grande gioia Salvatore Fresi. Buonasera, buonasera Totò, buonasera. Grazie per aver raccolto il nostro invito. Totò Fresi, della Salernitana che tutti ricordano, ma poi una carriera straordinaria tra Inter, Juventus, Coppa UEFA, Scudetto, Nazionale Under 21 Oro, agli europei, insomma tanta roba. Salvatore, buonasera. Però hai buonasera. Sempre detto che quell'anno straordinario a Salerno ti è valso quella carriera. Sì, diciamo che sono stato più forte di Ronaldo. Un anno è... no, a parte gli scherzi, l'anno... cioè i primi due anni fatti alla Salernitana mi hanno permesso di arrivare a certi livelli e conquistare anche dei titoli importanti. Come giudichi il campionato della Salernitana? Siamo alla 17ª, Salvatore, si era detto all'inizio, Bollini diceva puntiamo solo a salvarci, tutto sommato è ancora nella parte sinistra della classifica, 12 risultati utili di fila, interrotti da una brutta sconfitta, è solo un incidente di percorso o può essere un campanello d'allarme? No, secondo me è un incidente di percorso, perché comunque la Salernitana ha fatto 12 risultati utili, ha fatto bene, e diciamo che contro le grosse squadre, le squadre importanti, ha fatto sempre bene, magari ha perso qualche punto magari con qualche squadra meno blasonata. Troppi pareggi, Salvatore? Ma in Serie B ci possono anche stare, perché comunque la Salernitana quest'anno ha la sfortuna di tanti infortuni. I tanti infortuni che hanno condizionato soprattutto il pacchetto arretrato. In passato si diceva e si provava a giustificare i tanti gol che si prendevano dalla mancata amalgama dei difensori che cambiavano di volta in volta. Adesso si è cambiato atteggiamento tattico, si è passati a una difesa a tre, a un difensore centrale come te. Cosa cambia, insomma, non solo nelle uscite ma anche come atteggiamento mentale, tra il giocare a tre o a quattro in difesa? Beh, è totalmente diverso, perché a quattro si rischia di più e a tre si rischia di meno, e io credo che la Salernitana magari giocando a tre rischia di meno. E infatti, insomma, i risultati sono stati sotto gli occhi di tutti, però c'è una Salernitana che nonostante rischia di meno, Salvatore, continua soprattutto negli ultimi tempi a prendere gol su palla inattiva. Cos'è? Mancanza di allenamento in quel caso, mancanza di concentrazione, mancanza di credere nei propri mezzi? Vorrei dal nostro Fabregas le immagini proprio del gol, il primo gol che la Salernitana ha preso con il Cittadella, che vorrei commentare con Totò Fresi. Vediamolo. Intanto, insomma, mancanza di cosa secondo te? Beh, sicuramente quando si prende gol è sempre mancanza di attenzione la prima cosa, e poi a volte è bravo anche l'avversario. Non bisogna dimenticarlo. Comunque giochi sempre contro un avversario. Palla inattiva, qui Pasa scodella un cross sul secondo palo, arriva Vernier che di testa la butta dentro. Sì, arriva da dietro e sì, non è stato, diciamo, accompagnato, né, non si sono accorti di questo inserimento, lì non sono stati attenti. Ma secondo te lì deve chiamare lo schema il portiere? È mancata la marcatura di Signorelli, che nel caso specifico ha perso. Ma è stata una mancanza, non c'entra niente nella chiamata, magari non si è accorto, magari non lo so, forse è stato bravo anche l'avversario a inserirsi nel momento giusto.
Naturalmente è possibile interagire con noi al nostro sito internet e anche su Facebook. Già tanti commenti su Salvatore Fresi, che insomma è rimasto e in tanti anche addetti ai lavori, Salvatore, in questi anni continuano a dire: io penso di avocare a me la paternità di una considerazione, sei stato il difensore centrale più forte della storia della Salernità. Tu ci senti? Non lo dico io, lo dicono tanti illustri addetti ai lavori. Non è una buona cosa questa, no, dopo perché? Tanti anni di solo un giocatore. È perché non c'è stato niente di meglio, dici? Beh, sicuramente, secondo me, adesso Mantovani non è male. Stamattina Mantovani ha fatto una buona partita con l'Under 21 di B. Tu all'epoca eri in Under 21. Sì, Mantovani è forte fisicamente, è bravo tecnicamente, poi è giovane. Può solo migliorare, magari con la continuità del gioco, giocando di più, può fare molto di più. Io magari ho avuto la fortuna che ho sempre giocato e quello magari mi ha messo in una posizione migliore della sua. Verissimo. E a proposito di questo, volevo chiederti, non so se conosci le dinamiche, c'hai tantissime cose da fare oltre che insomma la tua scuola calcio F6 che sta andando benissimo, anche un progetto di cui parleremo successivamente, però Mantovani proprio all'inizio del campionato era impredicato ed è mancato poco o nulla perché si trasferisse, perché era l'ultimo dei difensori nella ipotetica gerarchia, perché si trasferisse in Lega Pro. Poi sono dinamiche, sono fortune, come dicevi giustamente tu, dipende anche molto dal giocare o meno, però il Mantovani che io ricordo è sicuramente impeccabile in una difesa a 3, fa un po' più fatica in una difesa a 4. Può essere un tallone d'Achille questo? Sì, può essere, però dipende sempre la continuità del gioco, e poi la Salernitana ha avuto la sfortuna che in questi mesi, da quando è iniziato il campionato, ha cambiato parecchio e quindi non c'è mai stata una formazione base. Ma se non ci fosse stato questo, Mantovani non giocava mai, Questo non si può dire, perché dopo gli allenamenti, dipende anche dagli allenamenti come li fai e come ti vede l'allenatore, però dipende anche da questo, sai, quando tu giochi sempre con un compagno a fianco è più facile, se cambi ogni volta, ogni domenica è più difficile capirti. E allora, cominciamo a vedere un po' di messaggi al nostro sito internet tipoagisalerno.it, al link zona Mista News. Fresi 3+3 ci scrive e dice: Salvatore, sei stato sicuramente il difensore centrale più forte nella storia della Salernitana. Due domande. Uno, tra Circati, Monaco, Fusco, Grassadonia, Giuliano, forse abbiamo anche qualche immagine di quei momenti, insomma oramai preistoria, con chi ti sei trovato meglio? E la seconda domanda, in una ipotetica difesa a 4, quale sarebbe a tuo avviso la coppia meglio assortita? Credo, sì, infatti si riferisce all'attuale Salernitana e dice addirittura: io voto Bernardini-Mantovani. Sei d'accordo, Salvatore? Assolutamente sì. Secondo te la coppia ideale, perché c'è sia tecnica e forza, e c'è anche l'altezza, che adesso centimetri che sono i centimetri adesso in questo calcio attuale conta moltissimo. A proposito di centimetri, Salvatore, faccio un volo pindarico. C'è una interessante intervista di Cannavaro, un altro dei tuoi compagni di avventura, dell'avventura europea con Maldini, che in un'intervista a Repubblica proprio stamattina diceva che quell'azione del secondo gol nella semifinale con la Germania, quando poi l'Italia vinse i mondiali, lui è uscito con un movimento che gli insegnavano alle scuole calcio, cosa che non si insegna più. Cannavaro non è stato certo un gigante, eppure ha giganteggiato in difesa. Beh, lui aveva una qualità, prima di tutto non era alto, però era un grande stacco, questo a volte staccava, che staccava, era una meraviglia. anche lo stesso Zamorano era leggermente più basso di me, però saltava il doppio di me. Questo a volte non vuol dire essere bassi, però l'altezza nel calcio adesso conta moltissimo. Altezza, mezza bellezza, nel calcio signora, mezzo passo in più. Nel campionato inglese, se sei sotto l'1,88 non ti prendono più. Sì, parlando con procuratori mi raccontavo questa storia: quando lui propone i giocatori, se sono alti 1,86 non li prendono. Difensori naturalmente. Allora, ancora, no, non ci hai risposto però su, e infatti stiamo vedendo delle immagini di Totò Fresi. Questo è il tuo gol con la Lodigiani, credo. No, con la Sampdoria. Con la Sampdoria, sì, in Serie A. Sì, ne ho fatto pochi, per cui me ne ricordo. Ma qui, tra l'altro, giocavi con Riggio Gattuso. Infatti il suo è stato l'assist di Gattuso. Di Gennaro. L'hai sentito? No, non l'ho sentito. Lui è ormai... Oggi è allenatore del Milan, eh?
Ma non è una buona notizia. Perché? Perché tutti i calciatori, ex calciatori del Milan, vanno a allenare il Milan e poi vengono esonerati. Infatti lui ha detto non voglio fare la fine di Seedorf e Inzaghi. L'ha detto proprio in conferenza. Ma ce ne sono stati anche altri prima, però. Insomma, sempre molto interessante il dialogo con Totò Fresi, perché parliamo di calcio a 360 gradi e Fresi ha avuto la fortuna e anche il merito di giocare con campionissimi su tutti il fenomeno Ronaldo. Arrivano messaggi a Iosa, buonasera, ovviamente stiamo saltando la scaletta, dovevamo parlare di Salernitana. Buonasera, una domanda per Fresi, come curava i meccanismi difensivi dei Leorossi? In quella Salernitana tutti sapevano cosa fare e coprivano ogni zona del campo. Qual era il segreto di Rossi? A questo punto ci aggiungo anche la domanda a cui non abbiamo risposto, cioè con chi dei difensori ti sei trovato meglio? Beh, diciamo che dovresti chiederlo a loro. Comunque, diciamo, quello là mi sono trovato meglio. Beh, sono stati degli episodi, perché magari in C ho giocato con Circati, mi sono trovato bene. Poi in Serie B ho giocato all'inizio con Grassadonia, comunque mi sono trovato bene. Diciamo che tra Circati e Grassadonia tutti e due, ecco. E Monaco? Un po' meno. Monaco meno, perché non lo so, magari perché l'annata non è stata il massimo, forse perché lui comunque era sempre infortunato. Sì. Anche per e Giuliano? E Giuliano ha fatto la seconda parte della serie, del campionato, sì, di Serie B, però Giuliano era come, diciamo, come Grassadonia e Circati, ecco, niente di più. Sei un po', insomma, le carriere di Giuliano e Fresi alla Salernitana... Così mi fai arrabbiare. Vabbè, allora, non voglio più parlare. Lasciamo stare. Buonasera Eugenio, buonasera a Salvatore Fresi. Una domanda per Sasà. Mantovani, per me tu, è una tua fotocopia. Cosa ne pensi? Beh, insomma, paragone un po' importante per Mantovani. Secondo te è una tua fotocopia Mantovani? Ma può essere anche più forte, perché il calcio adesso è diverso. Lo può diventare, perché abbiamo visto adesso giocatori che escono anche a 28 anni, a 29 anni, a certi livelli, e fanno la differenza. Se tu pensi quello del il giocatore dell'Atalanta, Gomez, è diventato un fenomeno. Il Pavo è diventato un fenomeno adesso in questi due ultimi due anni. Merito anche degli allenatori? Dipende sempre, sì, di essere fortunato di trovare l'allenatore giusto e lo schema giusto in quell'anno. E Delio Rossi, è suonato il gong per rispondere all'amico da casa, preparava, provava. Delio Rossi è, diciamo, che è il Sarri da adesso. È il Sarri di adesso? In quell'epoca là sì, assolutamente sì, perché curava i minimi dettagli. Ma anche il reparto difensivo, Totò? Sì, curava molto anche il reparto difensivo. Ed era anche a volte una palla allenarsi, perché facevi per ore e ore, però dopo la domenica in automatico ti veniva a fare i movimenti. Infatti io ricordo, proiettandoci invece dalla cintola in su, Strada che raccontava spesso che era davvero monotono l'allenamento, però poi in campo la domenica sapevate ognuno di voi dov'era e veramente... Sì, perché il riscaldamento già iniziava, mi ricordo, iniziava con i birilli, tutto il campo, e lui ti chiamava i colori e tu dovevi scalare. Questa era una mezz'ora così ogni giorno, soprattutto il ritiro all'inizio, e dicevo Madonna. Hai risposto implicitamente a Corrado che chiedeva come curava i meccanismi difensivi dei loro, se era maniacale. Penso che Fresi sia stato ancora più esplicito. Tantissimo. nella sua affermazione. Noi dobbiamo andare in pubblicità. Totò, prima del comunicato commerciale, questa serenità da dove può arrivare secondo te? Beh, vedendo il campionato, non è... all'inizio si sembrava un campionato molto, diciamo, importante, no? Si pensava anche di non retrocedere, però a questo punto la Salernitana, secondo me, può anche osare, può fare di più e puntare ai playoff. Può puntare anche ai playoff. Comunque i giocatori ci sono, e quindi adesso dipende dal mister e poi il mercato di gennaio, però dipende anche da questi infortuni. Certo. La prima cosa è eliminare questi infortuni e andare in campo con una squadra base, una squadra forte. Che avviso, tu che hai uno dei, insomma, delle strutture più belle, anche perché innovative, hai fatto dei grossi investimenti sul sintetico, il passaggio, perché questa è una diatriba che si sta consumando da tempo, Totò, a proposito degli infortuni, il passaggio da un calciatore professionista che si allena sul sintetico anche di ultimissima generazione e poi va a giocare sul campo in erba naturale, c'è un rischio di aumento di infortuni? Beh, muscolari. Secondo me sì, perché tu passi il muscolo, si allena in una maniera tutta la settimana e poi passi a fare un'altra cosa,
un altro terreno di gioco che non è abituato. Che è completamente diverso. Capita a un dilettante, adesso capita a me ogni tanto, magari io mi alleno nel mio campo e a un certo livello, poi magari vado a giocare da un'altra parte, una partitina, mi stiro oppure il tendine si gonfia subito, dipende anche da questo. Bene, per rispondere a Daniele, Totò ha parlato di Mantovani come addirittura potenzialmente migliore, pecca di modestia Totò, io francamente, ma non perché presente, il destro, già solo come lo colpiva il pallone, i lanci di 40-50 metri, francamente. Vabbè, ma magari lui è altro. Lascia stare Mantovani, ne vedo proprio pochi in Serie A, Totò. Ho sbagliato a noi, dovevo nascere adesso in questo periodo qua. Guadagnavo di più. Non so se guadagnavi di più, però, magari facevi una carriera più lunga, ma non so se guadagnavi di più, perché i contratti che c'erano una volta non ci sono. No, secondo me no, sbagli, perché adesso i difensori guadagnano di più. Prima i difensori sì, guadagnano. Gli attaccanti erano i centrocampisti, attaccanti guadagnano tantissimo, i difensori non tantissimo. Adesso invece se sei un buon difensore guadagni tanti. Vabbè, facciamo una colletta a Totò Frizio. Grazie, ci fermiamo per un attimo i comunicati commerciali, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News con Totò Frizio, restate con noi. Scusatemi, c'è Fabregas che mi ha dato l'input, sono rimasto in diretta come un salame, perché leggevo invece su Facebook Daniele Rispoli che ci scrive, effettivamente abbiamo un po' trascurato l'attualità e involontariamente, implicitamente Daniele ci ha risposto, Salvatore, perché dice non si può parlare di presente quando ci sono questi ospiti, di fronte a loro ci si deve mettere seduti e ascoltare le meraviglie che hanno e ci hanno fatto vivere. Grazie per sempre Totò e a te e a tutti voi, veri calciatori di quella Salernitana indimenticabile a caratteri cubitali. Beh, è una cosa... ti mettono quasi in imbarazzo. Sì, è bello, sai, poi io nelle trasmissioni vado poco, per cui i complimenti, non è che ogni giorno mi fanno i complimenti, quindi mi fa piacere questo fatto. Salvatore, a proposito di questo, Alfonso da Milano invece sul nostro sito internet ci scrive: ciao Eugenio, non ho domande specifiche da porre al tuo ospite, solo ringraziarlo per avermi educato al gioco. Giova sempre ricordare infatti che vicino a Salvatore Fresi anche Circati sembrava un calciatore, e questa è in risposta a Daniele Rispoli che prima chiedeva quali erano i giocatori, i difensori, i compagni di reparto con cui meglio si è trovato. Intanto Totò, a proposito di compagni di reparto, a proposito di quella bella Salernitana e dell'avventura che tu hai avuto con la Salernitana, poi anche successivamente, Gattuso, allenatore del Milan, Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli, Breda, allenatore della Ternana, credo Ricchetti, solitamente sempre con Breda, penso a della Ternana, Breda, allenatore del Perugia, scusate. Dove vuoi arrivare? Fammi capire. Cioè, tu ti stai allenando al tuo centro sportivo F6. No, ma l'hai visti, sono invecchiati, io l'allenatore non lo voglio fare, sembrano che hanno 60 anni, troppi problemi. Io voglio vivere, cioè io voglio insegnare ai bambini, questo è quello che voglio fare, allenare no. Il campione con cui ti sei trovato meglio, perché ce ne sono stati tantissimi, da Del Piero al fenomeno Ronaldo, a Gyökeres, Zamorano. Diciamo un po' tutti, però questo diciamo quello là più legato magari adesso in questo periodo in cui mi incontro quando vado con l'Inter Forever, è Gyökeres. Abbiamo un rapporto buono, siamo insieme, ecco, ci fa piacere. Vogliamo svelare, e poi parliamo di Salernitana, vogliamo svelare che con Gyökeres però c'è stata, te la sei legata al dito, perché uno dei pochi gol che avevi fatto con l'Inter, poi arriva Gyökeres. Il primo gol dell'Inter. È l'unico. Arriva Gyökeres e fa quell'Eurogol in quella stessa partita che ti cancella praticamente il tuo gol. Infatti, si ricordano solo dei gol di Gyökeres. contro chi era? Con la Roma? Con la Roma, sì, io feci il 3-1, tra l'altro anche un bellissimo gol. Poi arriva Gyökeres. No, prima, lui l'ha fatto prima, quindi mi sono gasato e quindi ho dovuto fare anch'io un mega gol, però insomma è passato in secondo piano. Allora, Enzo M ci scrive una lunga analisi, abbiamo un solo problema, Bollini, sicuramente gran lavoratore e oratore, ma con dei limiti tecnici enormi, da quando è andato nella paura di essere esonerato ha continuato a fare danni, non stiamo regalando punti, ma la promozione ha qualche compagine molto più debole di noi, a questa squadra mancano almeno 8 punti in classifica, tutti derivati da formazioni sbagliate, cambi sbagliati, calciatori fuori ruolo e da rigorosi compiti tattici, infatti non a caso quando tutto è perduto la squadra viene fuori e gioca, ha a disposizione una rosa troppo ampia e di qualità, non sa gestire, fra poco a
gennaio perderemo calciatori senza mai averli visti all'opera o se visti proprio non nel loro ruolo. Lo stesso Kin, che si è ben comportato ricoprendo un ruolo inedito, lui che è un centrocampista alla mezza punta, lo vedremo mai nel suo ruolo? Sicuramente con Bollini no. Uno che sa, non sa dare spazio a Donnarumma la dice tutto, e quest'anno è toccato a Rosina. Credo che con lui sia tutto cominciato dopo la gara al Partenio, laddove il suo ingresso ha spaccato la partita, ma la gara successiva è stato messo di nuovo in naftalina. C'è un problema a Rosina, secondo, a parte, no, prima di tutto Bollini, secondo te un'analisi su Bollini, allenatore? Ma Bollini, nonostante viene criticato, non so, adesso, sai, io non è che vado ogni giorno allo stadio, per cui non so, però i numeri sono dalla sua parte, per cui finché fa risultati, pareggia in campi importanti, a pochi punti dai playoff, cosa gli dobbiamo dire? Forse la gente si aspetta sempre qualcosa in più, Salvatore. Ma sappiamo che i tifosi salernitani sono molto esigenti, per cui è normale che si aspetta sempre di più. E invece per quanto riguarda Rosina, credo che tu con Rosina l'hai affrontato da avversario, Rosina. Credo sì, nel 2004. Credo quando eri col Perugia? Sì, Perugia-Parma, credo. In Serie A? Non mi ricordo, mi sa che mi ci ha fatto anche i gol. O il Gilardino, adesso non mi ricordo, credo di sì. Comunque, insomma, c'è un problema a Rosina o è stato derubricato e andrà via a gennaio? Ma si dice che è infortunato, quindi non so la verità che sia. Lui... Beh, insomma, le parti adesso si stanno parlando a suon di referti medici. Da una parte la Salernitana presenta un referto, dall'altro il giocatore, sa di fatto, insomma, che è ai margini della squadra. Qualcosa sicuramente ci sarà, se ci sono queste cose, vuol dire qualcosa sotto c'è. Salvatore, invece, dopo 12 risultati utili di fila, la sconfitta brutta di Cittadella, come si prepara una settimana su un campo difficile e che a te non piace molto? Ma bruttissimo campo, ma non... Quello di Brescia? Sì, difficile, poi anche... Il Rigamonti? Sì, Rigamonti, già dallo spogliatoio è bruttissimo. Però è un campo difficile, però sai, comunque la Salernitana in questi campi quest'anno ha dimostrato che... Speriamo di... che non prende gol subito e deve rimontare, può fare bene. Che è stata sempre, ecco, anche questa è una costante che fino ad oggi la Salernitana era stata brava anche a recuperare o addirittura sì, a forse ribattare. Adesso magari quando prende magari qualche schiaffo reagisce, forse però deve prenderlo per forza per svegliarsi. Però così ci fa morire tutti i tifosi. A proposito di questo, Salvatore, Corrado ti chiede quanto incide in una difesa, questa è una domanda interessante, un bravo portiere, cioè tu quando avevi... 60% della squadra. Della squadra? Sì, assolutamente sì. Beh, vediamo lo stesso Napoli. Con Reina? Fa la differenza. Eppure è criticato. Lo so, però fa la differenza. Comunque nel calcio il 60% è il portiere. Il portiere perché? Perché chiama la difesa? Prima di tutto para. Perché se non para non deve essere bravo, sì, gestisce la difesa, è l'uomo che fa la differenza, quando c'è uno che fa la differenza dietro è importante, come il centravanti, se non c'è il centravanti non fai punte, è la stessa cosa. Senti Salvatore, io sto provando a parlare di Salernitana, però insomma... Qui stanno arrivando Steven Gerrard adesso sul sito internet, qui però ci vogliono 7 trasmissioni, perché ti chiede, Salvatore, alla luce della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali, non credi che la colpa sia delle big che non hanno un gran numero di italiani in rosa? Prima fra tutte la tua Inter, che all'epoca qualche italiano in più ce l'aveva, vedi Pagliuca, Bergomi, Fresi, Colonnese, Moriero, Ventola. Cioè, sì. Secondo te la colpa della mancata qualificazione è anche delle big italiane oggi? Anche, però è un insieme di, ci sono un sacco di situazioni, soprattutto parte già dal settore giovanile di tutte le squadre, che in questi anni è stata abbandonata, a parte qualche squadra diciamo big. Stanno lavorando malissimo tutti i settori giovanili, chi compra, cioè il settore giovanile non può comprare gli stranieri, i ragazzi, questa è una cosa assurda, quindi non viene investito nelle strutture. Non ci sono strutture per gli settori, e quindi è un problema. E poi c'è stato, secondo me, l'allenatore della nazionale, che ha inciso moltissimo nella qualificazione, perché... Che ci ha capito poco. Ci ha capito poco, e poi c'è bastato vedere anche Sky cosa ha raccontato del suo allenatore, cioè dell'allenatore della nazionale, quindi diciamo che è una bella colpa, ce l'ha anche lui. Insomma, convocare ragazzi, cioè giocatori non adatti al suo gioco, già questo non,
non va bene. Torniamo a parlare di Salernitana. Daniele ci scrive: leggo cose improponibili in giro, tra cui un ipotetico ritorno di Coda che mi auguro non avvenga, ma sinceramente a questa squadra ad oggi non gli si può chiedere di più. A volte penso che quell'anno di Serie A ci abbia fatto più male che bene, testa bassissima e pedalare. Se le squadre dovessero fare la A per bacino d'utenza arriveremo tra le prime tre dell'A, ma purtroppo non è così. Nel 2011 eravamo a Selargius, siamo a meno due dai playoff. Sei d'accordo con questa analisi, Salvatore? No, il fatto che ci ha fatto male l'anno della Serie A, noi siamo stati sfortunati perché a retrocedere con 38 punti o 39, adesso non mi... è una cosa assurda. Adesso retrocedere. Mi pare che con tre punti in più si andava all'Intertoto. Cioè è stato assurdo, quindi poi la squadra c'era, è stato un peccato, siamo stati sfortunati che siamo andati a finire in un vortice e non dovevamo finire, ecco. Non volevo fartela questa domanda, vi siete sentiti un po' vittima di un sistema che sembrava? Beh, sai, all'inizio non tanto, poi passando gli anni sì, poi quando sono uscite tutte queste magagne in giro, sai, poi hai cominciato a pensare. Quella lettera di Famiglia Cristiana che ti ha fatto pensare, di quel difensore che insomma non so se ricordi? Beh, ci sono state parecchie lettere in questi anni, quindi, però lasciamo, ormai è passato e adesso pensiamo al futuro, pensiamo alla Salernitana, sperando, ci vuole poco perché a volte... Lo Tito è il presidente che può portare la Salernitana, no per regolamento, cioè la può portare ma non la può tenere in A. Beh, questo dopo ci vuole poco, non è un grosso problema questo secondo me, però secondo me lo può fare perché comunque i giocatori importanti ce l'ha. Perché poi vedendo anche le altre squadre di Serie B non mi sembrano tutti questi fenomeni in giro. Chi è che secondo te può andare in A direttamente di queste? Vediamola la classifica. Ma c'è il Bari che comanda in questo momento. Allora, il Bari c'è un grande allenatore. Grosso. Sì, mi hanno parlato benissimo di lui, anche gli ex compagni suoi dei mondiali. Mi hanno detto che è molto preparato e molto bravo. Io vedo molto il Palermo. Il Parma non ci credo molto, però il Palermo, Bari, secondo me, sono le due squadre. Le principali candidate. Sì. E allora, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, mi ero riservato volutamente l'ultimo spazio perché Salvatore Fresi, titolare l'ha detto, non vuole fare l'allenatore perché i suoi vecchi compagni sono invecchiati completamente, lui invece resta giovane, non si tinge i capelli. No, assolutamente no. Non è... E invece ti rinverdiscono i tuoi ragazzi della F6 che, con i quali stai conquistando e ottenendo dei grandissimi risultati a livello nazionale. C'è una bella novità di cui vi parliamo, vi accenniamo oggi e poi vi parleremo a brevissimo, perché la tua F6 rientra in un progetto, manco a dirlo, dell'Inter Grassroot Program, IGP, che non è indicazione geografica protetta, però insomma è qualche cosa di protezione e valorizzazione del settore giovanile, e la tua scuola calcio è l'unica in Campania e tra le uniche nove fuori regione Lombardia. Assolutamente sì, sì, l'Inter abbiamo fatto questo contratto e praticamente devo preparare, ecco, i bambini con un programma che mi darà l'Inter, in modo se avrò la fortuna di portare qualcuno all'Inter, già sono pronti al settore giovanile dell'Inter. E ovviamente questo programma segue un percorso che ci saranno degli istruttori che istruiscono gli istruttori, sì, giusto? Sì, scenderanno una volta al mese, più avremo anche un'app dove ci aggiorneranno con i programmi di allenamento e i nostri, soprattutto i coach, saranno preparati, perché se i coach non sono preparati i bambini non possono migliorare. Insomma, questo credo che possa essere una risposta anche all'amico che ha chiesto del fallimento della nazionale. Io credo che vada assolutamente fatto un discorso molto molto serio, importante, sulla valorizzazione del settore giovanile, dei settori giovanili. L'Inter è la quinta in Europa come settore giovanile più importante e più forte adesso attualmente. Addirittura ha superato l'Atalanta, non credo. Sì, assolutamente sì. Ha superato l'Atalanta? È la prima in Italia. Come settore giovanile? Come settore giovanile, sì. L'anno scorso ha fatto 5 finali, ne ha vinto 3. È l'unica. Quindi sta lavorando bene, è un settore giovanile molto, molto forte. Io ho visto, hanno i parametri molto alti, quindi speriamo. Speriamo, insomma, sicuramente un'attestazione di merito per la tua scuola calcio che
prima ancora, e forse anche per questo, e non solo per il fatto della tua militanza con la formazione nerazzurra, hai ottenuto degli importanti risultati a livello giovanile, a livello nazionale, hanno puntato sulla tua scuola calcio. Sì, sono scesi, mi hanno dato questo programma perché mi chiamo Fresi, sono scesi, hanno controllato, hanno visto come lavoro, hanno visto il mio centro come lavoro e quindi poi c'è Quanti stato... ragazzi hai in questo momento? Adesso quest'anno ne abbiamo sui 170, però sicuramente il prossimo anno spero di arrivare a 300. Addirittura quasi raddoppiare. Sì, perché avremo il nostro campo e quindi arriveremo... Un pronostico su Brescia Salernitana sabato prossimo? Ma io di solito non ci azzecco, quindi faccio... Non dico niente, meglio. Brescia che è reduce dalla sconfitta di Cesena, Brescia che ha ancora un 36enne Caracciolo, che tu sicuramente conosci, che è il meno peggiore o l'unico a salvarsi della truppa di Marino. Non è un buon segno questo. Anche questo non è un buon segno, è un buon segno per la Salernitana. Come si ferma Caracciolo? Caracciolo è forte fisicamente, poi ha esperienza, credo... la giusta attenzione. Grazie a Salvatore grazie. Fresi, grazie agli amici tantissimi che hanno interagito con noi sul nostro sito internet, al nostro profilo Facebook. L'appuntamento con Zona Mista News ritorna domani sera. Avremo il piacere e l'onore di avere Totò Fresi in qualche molto molto spesso, anche perché dovremo raccontarvi di un interessantissimo, vi abbiamo dato un input sull'Inter Program che è una cosa molto interessante, e a breve ci sarà una sorpresa mondiale, Salvatore. A Salerno, vero? Non sì. Diciamo cosa, però ci sarà una sorpresa mondiale. Lunedì. Hai già dato un input. lunedì prossimo una sorpresa mondiale con Totò Fresi. Grazie a Salvatore. Ma quando hai visto Cannavaro che alzava la Coppa del Mondo? No, vabbè, quello mi ha fatto piacere. Magari ho visto altri giocatori alzare la Coppa. Sai, Cannavaro comunque è stato un compagno, un amico, per cui... Poi... Compagno con cui hai vinto l'Europeo, sì, giusto? Sì, l'Europeo, abbiamo diviso la Camera per tanti anni in nazionale, sia qualche volta anche quando sono andato nella nazionale maggiore, e quindi mi ha fatto piacere, ci siamo anche sentiti in quel periodo. Infatti gli dicevo, ma tu giochi da solo, come fai? Grazie a Totò Fresi, grazie agli amici da casa. L'appuntamento con Zona Mista News torna domani sera puntuale alle 20:30 su TVG Salerno, solito, classico, tradizionale, standard. Ciao! In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.